Con questo percorso si impara a conoscere l'intero mondo delle miniere di montagna, sia sopra sia sottoterra. Alle 7:30 vi verranno consegnati i vestiti da minatore, li porterete con voi nello zaino. Il pullman vi accompagna fino a Posh House, a 2112 metri sul livello del mare. Con la merenda dei minatori vi rifocillerete per prepararvi alla camminata che inizia adesso e che porta, attraverso un classico sentiero a serpentina, rapidamente in alta quota lungo il piano inclinato della Valle di Lazzago. Qui conoscerete tutto quello che c'è da sapere del complesso e difficile trasporto dei minerali. Conoscerete i segreti di questi impianti che sono i più grandi d'Europa e che collegano, con i sistemi di varia natura, le miniere di Monteneve a Vipiteno. Sopra il carrello del materiale o minerale e sotto il vagoncino dell'acqua. Così potevano far scendere quel carrello del minerale e mi tirava su il carrello dell'acqua come contrapeso. La guida vi racconterà molto, quasi tutto, della vita e delle condizioni di lavoro dei minatori, dei singoli destini, sia quelli tragici, sia quelli più fortunati. Vi racconterà le sofferenze, le privazioni, i pericoli, ma vi parlerà anche dell'orgoglio, della gioia, degli usi e dei costumi. Dopo 2 ore di cammino abbiamo raggiunto la Forcella Monteneve a 2700 metri di quota. Davanti a voi si apre un panorama mozzafiato sulla Valpassiria, sull'intera zona mineraria, sul villaggio dei minatori San Martino di Monteneve. Nei dintorni si possono trovare ancora oggi minerali di vario tipo. Ovviamente non possiamo non visitare l'antico borgo dei minatori. Il suggestivo rifugio in quota è la cornice perfetta per una meritata pausa pranzo. È tempo di continuare con la nostra gita, scendiamo e raggiungiamo, passando per Seemos, la Galleria Karl a 2030 metri di quota. Adesso ci aspetta un avventuroso viaggio di ritorno verso la Valle di Lazzago attraverso 6 km di gallerie. 2,5 km li percorrerete con le vostre forze in una camminata che ricorderete per molto tempo. Per i rimanenti 3,5 km sarà il trenino ad accompagnarvi verso casa.